Buonasera. Dio mio. Buonasera. Ciao Fede, sì. Non so chi è Aretha Franklin. Non odiarmi. Purtroppo non sono uno che collega il musicista al nome, tendenzialmente. Anzi, puoi odiare. Sì, lo so. Lo so. Non sei la prima persona che mi chiama in questo modo. Comunque, stasera gioco più atroce che giocheremo mai, col doppiaggio più orribile che sentiremo. Sicuramente almeno uno dei peggiori, quindi sarà... Ne vedremo delle belle. E... Sì. Temo che sarà tantissimo... Sarà problematico. Teniamo questa bellissima musica che, per chi se lo stesse chiedendo, è il tema di Kaer Morhen di The Witcher 3. Non c'è in The Witcher 1, ma c'è in The Witcher 3, perché The Witcher 1 la musica, ho notato, non è particolarmente piacevole. Cioè, nel senso, è bellina, ma non come quella di The Witcher 3. Quella di The Witcher 3 ha delle soundtrack bellissime. A proposito di Witcher, domani dovrebbe arrivarmi uno dei manuali del gioco di ruolo di The Witcher che non ho potuto comprare perché usciva tardi e ne avevo bisogno, alla fine l'ho comprato. E finalmente arriverà, dovrebbe arrivare. In caso, prima o poi, vedrete su questi schermi io che faccio il master in The Witcher. Probabilmente in realtà vedrete prima un altro gioco, poi The Witcher, perché prima voglio provare un altro sistema di gioco che... Ho già nominato così tante volte che prima o poi qualcuno mi ucciderà per farmi star zitto. Comunque. Allora.
prepararsi all'impatto che l'audio sarà assordante, sarà angosciante, farà male alle orecchie. Probabilmente crasherà. Ok, mi sono spaventato, va bene. Salteremo il video introduttivo che abbiamo visto ieri perché è una cosa che non voglio rivivere. Mai più. Dio mio. Ok, tutti pronti. Le impostazioni le ho messe a posto ieri. Nuova partita. Allora c'è il gioco ufficiale The Witcher, più delle specie di avventure secondarie, tipo... Cavolo, chiedermi se si sente bene, perché sono un po' lontano dalla scrivania, mi avvicino un po'. Ok, sì, appunto, come ripetevo, c'è l'avventura ufficiale. Un po' basso, aspettate. Prova, prova. Ok, perfetto. L'ho alzato dal microfono direttamente. Comunque sì, avventura principale, The Witcher. Avventure secondarie non le ho mai giocate. Ho giocato un po' The Witcher tempo fa, sì. Questa è la selezione della difficoltà più triste che abbia mai visto. Ok, andiamo in modalità media. Ok, sì, mi fa sentire in colpa prendere... È tipo quello di Wolfenstein, che più è bassa e più ci sono delle scelte. Tipo, la più bassa in Wolfenstein, quelli nuovi, c'è il protagonista Blazkowicz col ciuccio in bocca e vestito da bambino, per mostrare che è tipo una cosa da cinni. Allora, sono certo che stasera Salo non stia guardando. Però ci sono due modalità di gioco, come ho detto ieri. Appunto. Esattamente. Gatekeeping, a livello di videogiochi. Allora, c'è la modalità isometrica. Ed è raccomandata per i giocatori occasionali, oppure la modalità in terza persona. Io proverei per qualche secondo, per farvi vedere com'è, quella isometrica. Sarà orribile. Sarà doloroso. Vediamo se non crasha. Ok. I regni settentrionali si lecarono le ferite per 5 anni dopo la Grande Guerra. Le carestie e le pestilenze hanno mietuto un numero di vittime incalcolabile. Le poche unità di elfi e di nani sopravvissute hanno cercato rifugio nelle foreste per prepararsi allo scontro finale. Bestie abominevoli hanno dominato le foreste selvagge, le strade e gli antichi campi di battaglia. Sto già ridendo. Nelle città e nei villaggi, la gente si domandava che fine hanno fatto i Witcher. Le montagne blu a nord di Cedwell, anno 1270, 5 anni dopo la Grande Guerra. Sì, tantissimo. Ah, Dio mio. Con che lentezza quegli NPC là dietro. Dio mio! In slow motion praticamente.
dove sono. Non alzarti, va tutto bene. Non ho idea di dove tu sia stato. L'importante è che tu sia vivo e tra i tuoi amici, anche se hai l'aspetto di uno che ha appena lasciato la tomba. Oddio! Aspetta! Immaginate la voce di quel doppiatore. Il doppiatore, e fategli dire: ha un'aura potentissima. Non ricordo niente. Parleremo tra poco. Ci stiamo avvicinando a Kaer Morhen. Perché Junior di Dragon Ball? Perché Junior di Dragon Ball Z? Che Cristo! Che doppiaggio magnifico! L'effetto RTX, che bello. Ho paura di vedere l'espressione di certi personaggi. Che stempiatura, amico mio. Siamo a casa. Leo, prendi Triss con te. Oddio, è vero, qua è Triss è completamente diversa da quello che ci si aspetta. Perché io qualcosa di questo gioco l'avevo già giocato. La vostra fine è vicina, Witcher. Godetevi gli ultimi momenti finché potete. Il doppiatore peggiore che abbiano potuto scegliere per quel personaggio lì. Sbagliato, non devi parare. Continuo a ripetertelo. Piroetta, sempre seguita da una parata incrociata, sempre. Sono passati appena due giorni da questo. Sto già cringiando tantissimo. Dunque devo la mia guarigione a te. Grazie. Non ce la sto facendo. Ricordi nulla? Sono uno più atroce dell'altro. Non molto. Conosco le mosse. Piroetta, parata, fendente. Non so spiegarti, ma avverto un legame quando parliamo. So che eri importante per me. Geralt, noi... Non ce la faccio. Non ce la faccio. Qualcuno mi dia una mano. Devo rifletterci. Recupererai anche questo. Il tempo scorre lentamente a Kaer Morhen. Ha funzionato! Non male. Riposati un po'. Cosa ne pensi, Geralt? È pronto per la strada? Oddio. Aspetta gli altri. È da solo. Il professore ci ha promesso 50 ore per ogni mostro che ammazzeremo. È mio. Oddio, no! È come i giochi della Bethesda. Abbiamo compagnia. È come i giochi della Bethesda che sono doppiati tutti da 5 doppiatori. Ok. Sì. Oddio, che slittamento. È terribile. Oddio. No. È orribile. Ah,
Come ti senti? Bene. Qualcuno sa chi sono questi intrusi? Dei normali banditi non attaccherebbero mai, Carmore. Lo sappiamo, Marigold. Forse potresti provare con la tua famosa magia. Quando sarà il momento, Lam. Sì, esatto. Di piatto, dobbiamo, tra l'altro, non usa la lama, Geralt. Passaggi. Non l'ha mai usata. Andiamo nel cortile superiore. Ok, si mette in pausa con la barra spaziatrice. Perché? C'è altro, corre come non so cosa. Oi. È proprio I am speed. Ma che succede? Stanno cercando di abbattere il cancello. Ma hanno chiamato il doppiatore di Harry Potter. Cos'è quella cosa? Un Frightener, una brutta bestia. Savolla, lo conosco. È un mago pazzo e ambizioso. Con che tono, signorina Triss Merigold? Stanno salendo. È una mantide religiosa gigante. Ce ne sono altri! Hanno sfondato il cortile superiore! Quello con gli occhiali è il professore, un sicario a Nolo. Avverto della magia. C'è uno stregone fra loro. Professore, conosci la strada? Mettiti al lavoro. Perché tutti questi doppiatori famosi? Il professore è ricercato a Redania. Che fanno delle voci del cazzo. Bastardo. Non vedo lo stregone. Marigold, mi interessa più sapere se puoi mettere fuori gioco Savolle. Più che altro. È un lavoro per noi, Witcher. Ci proverò. Arrivano. Il Frightener è molto pericoloso, ma è anche vulnerabile ai rumori forti. Le campane del cortile superiore. Esatto. Esker, ma Dio mio, non possono muovere le dita. Leo, muovono le mani dietro. Così. Geralt, tu aprirai il cancello per il cortile superiore. Una volta lì, Triss potrà fermare Savolla e il suo cucciolo, mentre noi ci prepareremo a occuparci del professore e del misterioso mago. Penserò a qualcosa. Andiamo. Che scollettura, signorina Triss Merigold. Prima di ritirarvi. Geralt, tieniti rasente al muro e raggiungi la torre. Ah no, muovono le dita. Un passaggio per il cortile superiore. C'ha solo? Sono soltanto dei banditi. L'ipertensione. Anche se la faccia potrebbe esserti proprio tristemente nota. Devi aprire il cancello. Ti aspetteremo. Buona fortuna, lupo. Dove stai andando? Ok. Gli attacchi in sequenza risultano più efficaci per uccidere i nemici. Clicca col pulsante sinistro del mouse quando il portatore cambia in una spada fiammeggiante. E poi come cazzo tieni sta spada, Geralt? Ok. Vediamo, Anche meno, Geralt. Sto cliccando il mouse una volta ogni poco, molto. Proprio non capisco. Non erano lì però qualche secondo fa. Dai mo.
Salviamo prima che mi venga qualcosa che mi faccia male. Oddio, è vero, bisogna cambiare anche gli stili. Prendi questo. Ok. Zeta. Bye bye. Non si può neanche cadere giù dalle... Vabbè, che meno male che non si può cadere di sotto, se no. Ok. Muori, bastardo! È praticamente un gioco a turni, che cazzo. Cosa cazzo sta succedendo? Va bene. Oh no. Ma perché corre come se stesse cacando sotto? Dai. Passare di qui, seguitemi, torniamo da Savolla. Aiuto. Tanto non sto morendo, non so come sia possibile. Che bello che c'è anche l'effetto del medaglione sopra che cambia. Madonna, quanti. Poi il doppiaggio e le animazioni fanno schifo, però quei dettagli ci sono. Giusto, no? Dio mio. Cosa cazzo? Mamma mia. Mi sto veramente... Come osi sfidare Salamandra? Mettiti in me. Ti farò pentire di essere nato. Ok.
Praticamente sì, era stato studiato come gioco in prospettiva isometrica, per forza, non... Tonnorio mare, così morbido che si taglia con un grissino. Sia vivo. Avresti potuto dirmi delle scale. Lambert e Teske l'avrebbero dovuto sistemarle ieri. Non siamo muratori. Non importa. Il professore e l'altro mago sono nascosti nella torre principale. Accettate i fatti, Witcher. Sono qui per derubarvi. Rhys, ragazza mia, non abbiamo niente di valore. Qualche buona spada d'acciaio, delle pelli di volpe delle nevi. Sto parlando del laboratorio e tu lo sai bene. Qualcuno vuole le vostre famose sostanze mutagene. Non saltare subito alle conclusioni. Forse Triss ha ragione. Dobbiamo scoprire cosa vogliono. Una cosa alla volta. Non dovremmo voltare le spalle a un potente mago che guida un Frightener. Non potete lasciare che i banditi raggiungano il laboratorio. Hai ragione, ragazza, come al solito. Geralt, ti sei già occupato di maghi. Scopri questo cosa vuole. Leo ti guiderà. Una semplice perlustrazione o... Nessuno sarà troppo dispiaciuto se dovessero perdere la testa. Te la caverai, lupo. Ricordati che Leo è con te. Me la caverò. Con che voce da bambino? Non preoccupatevi. Prendi queste pozioni. Potevano chiamare me, che ho la voce non praticamente cupa, e facevo un lavoro migliore. Rondine per quando avrai. E all'epoca avevo 8 anni. Posso spiegarti come funzionano. Noi ci assicureremo che non entri nessun altro. Triss, ragazza mia, resta con noi in caso Savolla abbia qualche altro piano. Ah, fantastico. Io invece bevo la birra. Guarda un po'. Sì, però non body bloccatemi, grazie. Sei pronto, Geralt? Sì. È il tuo primo combattimento? No, ma non ho mai ucciso un uomo. Restami vicino. Ah, sì. Lui è come i quindicenni dei film anni 80 americani. Impersonato da un trentenne. È tipo Tobey Maguire nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Appunto. Lambert dice sempre che non sarò mai veloce come un vero Witcher. Ma durante l'allenamento di oggi sono riuscito a colpirlo. Hai sconfitto Lambert? Ci stavamo allenando con la spada quando è scoppiata la tempesta. Lambert si è distratto per un attimo. Io ho fatto una piroetta e l'ho colpito allo stomaco. Ma lui non è caduto. E poi mi ha sconfitto. Diventerai un abile guerriero. Ogni volta che Lambert mi batte, dice che ho del potenziale. Io sono convinto che questo gioco sia da giocare in lingua originale. Non in doppiato né italiano né in inglese, credo. Mettiti in mezzo e morirai. E poi il do... Ma... Io direi che il doppiaggio non è neanche il problema più grande in sto gioco per ora. Mettiti in mezzo e morirai. Che cacchio ho visto? Come corre? Ok. Madonna. Ah,
Mi fa male la testa. Queste scale portano al laboratorio. Andiamo. Andiamo. Non glielo. L'energia che hai estratto dal circolo degli elementi basterà a fermare i Witcher. Tu tremi. Non ti lamentavi che sarebbero stati tutti di Savolla? Ha lo stesso doppiatore del cinno. La vista di un singolo Witcher ha forse instillato il terrore nel tuo animo. Il cosiddetto lupo bianco, questo, creduto morto, è un famoso assassino. Lo sfiderò volentieri. Leo, stai indietro. Coraggio, caro il mio professore. Il tempo è fondamentale. Che immagine. Io detengo il potere del circolo degli elementi. Professoroni. Non saranno una minaccia. Torna al lavoro. Voglio che le sostanze mutagene siano pronte per perché pagare una cinquantina di doppiatori quando puoi pagare un solo doppiatore donna? Ci disturberanno. E 5 doppiatori maschili. Questa barriera magica sembra solida. Abbiamo bisogno di Triss. Ci stanno derubando. Geralt, sgombra il passaggio. Usa un segno. Un segno? Lard, io non posso farlo. Ho le dita rotte. Lancia Lard sulle macerie. Non ricordo i segni. Andiamo al circolo degli elementi. Geralt! Fonte di potere. Ma devi cercare di imparare. Madonna ladra. Andiamo. Il problema è che non credo di poter cambiare neanche il doppiaggio. Sì, nei regni settentrionali si invecchia male e in fretta. Non dico cosa sembra. Ci sei riuscito? Nessun problema. No! Torniamo di sopra prima che Lambert uccida il Fyder. Non con quel tono! Non puoi dire, sapevo che ce l'avresti fatta se poi prima dici ci sei riuscito. Ma vaffanculo. Ah! Vai! Ok, di qua mi sa. Ah, tasto destro. Cosa hai saputo? I banditi hanno perlustrato. Non ha detto quello. Il mago ha usato il circolo degli elementi per creare una barriera magica. Dannazione, siete tutti dei poppanti. Perché non mi avete detto subito del circolo? Triss, ragazza mia, non mi è sembrato importante. Il mago si è allineato al circolo per creare un portale stabile attraverso cui potrà raggiungere qualsiasi luogo del continente, portandosi via il vostro equipaggiamento. Abbiamo fatto un errore. Ma tu avevi detto che il mago era innocuo. Ho detto che non lo conoscevo. Credo che prima di tutto dovremmo proteggere il laboratorio. Non farti prendere dal pane, come Erigold. So che vorresti vedere i segreti, allora, di Witcher. Lui l'hanno fatto parlare, poi gli hanno accelerato la voce. Ora basta. Lambert, smettila di provocare Triss. Un po' di rispetto. Triss, se ci rechiamo nel laboratorio, finiremo circondati. Facciamo bene le tattiche. Sì. Fanno solo così. Geralt ha ragione. Dobbiamo uccidere il Freidner e proteggere... A questo gli ha lanciato una bottiglia d'olio bollente in faccia. Come facciamo? Ah, io povero Eskel. Soltanto io posso infrangere la barriera. Vesemir? Io resterò a occuparmi del Freidner e di Savolla. Tu, Geralt, potremmo avere entrambi bisogno del tuo aiuto. Cosa faccio? Perché so che non cambia un cazzo in questo momento. Più avanti nel gioco fare queste scelte cambierà almeno come funzionano le cose. Però io personalmente... Allora, visto che il buon... Cosa? Guardalo, sta aspettando.
Giusto. Aspetta, una moneta. Anche. No. Sì. Testa, sto con Vesemir. Croce, vado con Triss. Testa. Oh, beh, Triss. You're on your own. Mi occuperò del Freidner insieme a Vesemir. Allora io vado. Non puoi combattere per tutti noi. Verrò con te. Ti ringrazio, Esken, ma mi teletrasporterò nel vostro laboratorio. Savolla è collegato mentalmente all'altro mago. Lo userò come guida. Che comunque, Fede, ti consiglio di andare a vedere com'è Triss Merigold negli altri giochi. E dimmi se preferisci quella o a questa. In caso di scontro, colpisci le campane con l'Ard. Ci serve del rumore. Voglio che ci sentano fino a Visima. Savolla sta lanciando un incantesimo. Sta per succedere qualcosa. Il suolo trema, lo senti? Si fanno strada con la forza. Attenti. Attenti. Madonna. Doppiaggio di primor. Mi piace lui. È praticamente Darth Vader senza il supporto. Il supporto vitale. Che spara palle di fuoco. Con una mantide religiosa come animaletto. Oddio, oddio. Non bodybloccatemi però! Sto per morire. Oddio, Geralt. Dove cazzo devo andare? Sì, è vero, Madonna. Cosa devo fare? Grazie. Io non capisco cosa devo fare, però. Non muore.
Che cazzo devo fare? Grazie. Che poi non muore, però vabbè. Scusa, eh. Missioni. Peccato che... Vabbè. Ci pensate voi, eh? Qui stronzo, qui. Sono morto. Ok, va bene. Non si capisce che cazzo bisogna fare. Perché faccio quello che dice, ma non funziona. Cosa hai saputo? I banditi hanno... Oddio, da qua no, però. Il mago ha usato il circolo degli elementi per creare una barriera magica. Dannazione, siete tutti dei poppanti. Perché non mi avete detto subito del circolo? Triss, ragazza mia, non mi è sembrato importante. Il mago si è allineato al circolo per creare un portale stabile, attraverso cui potrà raggiungere qualsiasi luogo del continente, portandosi via il vostro equipaggiamento. Abbiamo fatto un errore. Non si possono schippare i dialoghi. Detto che il mago era innocuo. Ho detto che non lo conoscevo. Credo che prima di tutto dovremmo non farti Vesemir. Ah, si può invece. Ora basta. E se ci Geralt. Io Vesemir. Stavolta vado con Triss. Perché sì. Il laboratorio è importante. Vado con Triss. Anch'io. Eskel e Lambert resteranno. Anch'io. Savolla sta lanciando un incantesimo. Sta per succedere qualcosa. Il suolo trema, lo senti? Si fanno strada con la forza. Oddio. Svelto, difendi il laboratorio. Devo assentarmi un attimo, torno subito. Ti attende un duro scontro. Prendi questa pozione all'occo. Ripristina la tua resistenza. Andiamo. Torno subitissimo. Sono già qua, sperando che il gioco non sia crashato. Se è crashato, cazzo. Vediamo. Ok, no, non è crashato. Bene, perfetto.
Andiamo. Boss fight. Non proseguirei oltre, Bianco. Evocherò un potente demone che ti farà a pezzi. Sta bleffando. È esausto per il teletrasporto. Ci occuperemo di lui e torneremo da te prima che tu possa infrangere la barriera. Sottovalutare così un avversario. Ora l'energia dei miei uomini mi renderà più forte. Ma difetti, puttana. Boss fight al Cardio Palma. Dov'è? Qui. Ma che merda! Sono diretti al laboratorio! Come fai a saperlo? Che mi dici del mostro di sopra? Volevo aiutare, ma non sono riuscito a passare oltre quello strano cerchio. Savolla ingoierà un bel rospo. Questo è ciò che conta. Dobbiamo raggiungere il laboratorio. Andiamo. Oren, ottimo. Sempre utili. Che orrore. Si luta. Stanno saccheggiando il laboratorio. L'altro mago è... L'avevo sottovalutato. Sbrigati! Oh no, c'ha la diarrea. Va bene, andiamo. L'ho trovato. Abbiamo ciò che cercavamo. Cioè, speriamo che ci siano più di sei doppiatori comunque. Professore, occupati di quei Witcher. Ho sentito dire che i Witcher sono in grado di parare i dardi in volo. Grazie, col tempo che ci mette lui a ricaricare la balestra, potevi saltare e tagliargli la testa. Vediamo. Leo, fermati! Fiamma per bambini. No. Il Witcher più fetecchia. Cosa è successo? Costole schiacciate, polmoni perforati. Sta morendo. Ha bisogno del decotto di Raffard Bianco. Tieni duro, Leo. Era proprio qui. Ma con che voce lo dici? Vesemir. Leo è morto. Aveva 12 anni!
attaccato il professore. Non ho fatto in tempo. Non è colpa tua, Geralt. La colpa è di tutti noi. Triss è sopravvissuta a malapena, combattendo per noi. Sono tempi difficili per i Witcher. E qualcosa mi dice che peggioreranno soltanto. Di sopra è sicuro? Relativamente sicuro. Non ha Restano fatto in alcuni tempo. Sbandati, ma ce ne Non si è mosso. Tanti. Mi sembri stanco. Vorrei che ti riposassi. Io resterò di guardia e mi occuperò del corpo. Ah, è un orologio. Dio mio. Una volta mi fecero distendere qui. Distendere qui. Ma manco l'italiano sanno, ma dai. Manca soltanto un mago che sappia come usare tutto questo. Muschio ed erba. L'odore mi fa girare la testa. Ho parlato con Eskel. Triss è ancora priva di sensi, ma stabile. Bene. Abbandoneremo Kaer Morhen, lui. Bene. Ormai niente ci trattiene qui. Capisco. Dobbiamo dare a Leo un addio onorevole e aspettare che Triss si riprenda. I banditi? Sì. Dobbiamo chiudere i conti. Ma prima dobbiamo creare una pozione curativa per Triss. Dobbiamo cercare gli ingredienti. Qui non c'è niente di utile. Almeno lui Come si impegna. Faccio a preparare la pozione? Lambert ti darà la formula. Cercalo vicino al camino. È con la nostra coraggiosa maga. Lambert? Ma non la odiava? Credo si senta colpevole. Le prime parole che Triss sentirà una volta sveglia saranno «Finalmente sveglia, Marigold!» Lambert è fatto così. Mettiamoci al lavoro. Più tardi ti insegnerò come estrarre gli ingredienti dai mostri. Sarò nella sala centrale. Bene. Oddio mio. Ah, Fede, a proposito, tu hai capito se questo lunedì alla fine facciamo just chatting o proprio sessione? Tanto vale parlare altro, perché... Sai che si aspetta che a questo gioco succeda qualcosa di divertente. E l'ho scelto io, è quello il peggio. Qualcosa non va? Devo preparare una pozione per Triss. Troverai una fiala di gabbiano bianco nell'armeria al primo piano. Nel salone al primo piano, invece, troverai il calcium equum. Assomiglia a delle pietre bianche. Cerca nel baule. Trova eventuali nemici dispersi e finiscili. Oltre quella porta troverai le scale. Andrei io stesso, ma Marigold è ancora svenuta accanto al fuoco. Ripeti? Dove posso trovare dell'alcol? Troverai il gabbiano bianco nel baule dell'armeria al primo piano. Grazie. La stanza è piena di armi. Dov'è il calcium equum? Devo farmi ripetere nel tutto baule, perché nel memoria a brevissimo termine, ragazzi. Devo dirti una cosa. Cos'è successo? Leo, i banditi lo hanno ucciso. Non era ancora pronto. Che terribile perdita. Gli daremo la caccia e vendicheremo Leo. Arrivederla. Ci vediamo. Oddio santo.
Eccolo. Ti farò pentire di essere nato. Ma questi ancora qua stanno? Geralt, per amor di Dio, metti via quella spada. Mettiti in mezzo e morirai. Quello come morto. Questa non è... Ah, questa è una biblioteca, ok. Postaccio però. Prendi questo. Ah, bello il salone delle feste, complimenti. Stasera la live durerà un po' meno perché sto gioco non credo di riuscire a giocare più di un'ora e mezza alla volta. Anche perché è lento. Ah. È un witch armato d'ascia. Ah, wow.
Prendiamoci tutto il cibo. Dove cazzo è? Ah, lì. Cosa cerchi? Fatto. Ho gli ingredienti. E di sopra è sicuro. Bene, ma avrai bisogno d'altro per preparare la pozione. Ti occorreranno gli artigli di una bestia forte e della Celidonia. Besemir ti dirà dove trovarli. Ora ti insegnerò la formula. Una sfida. Ho trovato alcuni farabutti di sopra, ma mi pare di capire che non siano un problema. Lambert, tuttavia, si è lasciato fregare dal Frightener. Niente di serio, ma è un bene che tu abbia seguito Triss e ti sia occupato di quel mago. È stata in grado di salvare parte dell'equipaggiamento, ma i pezzi principali sono spariti. Perché uno Witcher dovrebbe avere una ascia? La nostra bella maga aveva ragione. Prendi quest'armatura e questa spada. Le avevo conservate per te. Lambert mi ha dato la formula. Ti occorrono il gabbiano bianco e il calcium equum. Che altro? Avrai bisogno della Celidonia. Prendi quella che ho. Inoltre ti serviranno degli artigli di mostro, come quelli di un Frightener. Per scugliare una creatura. Maestro? Prendi un coltello affilato e taglia lungo il torso. Poi scuoia il Frightener nel cortile superiore. Poi riposa accanto al fuoco mentre prepari la pozione. Ma sì, ho una spada d'acciaio. Ok, andiamo dal Frightener a scuoiarlo, che poi è un amante religiosa gigante. Devi trovare Vesemir. E dove l'hai lasciato, cazzo? Sì? Ho tutti gli ingredienti. Bene. Ora riposati e prepara la pozione seguendo la formula. Sì? Arrivederci. Sì, arrivederci. E mo? Ma l'ho fatto!
Ah, quanto pare no, non l'avevo fatto. Oddio, dimmi che adesso l'ho fatta. Sì? Arrivederci. No. D'ora in poi, quando dovrò chiedere qualcosa a qualcuno, lo chiederò in modo da farmi rispondere, da farmi dire sì, e poi dirò arrivederci andandomene via. Proprio nella vita reale. No. Ok, madonna, che paura, pensavo... Eccola. E qui dovremmo mettere in campo la modalità visione non usabile. Grazie, Geralt. Spero che questa pozione possa aiutare. Terribile. Ho sognato che Lambert era con me. Mi ha detto non morire, Marigold. E sei una strega presuntuosa che sa tutto lei. Sono felice di vederti. Perché ridi? Sono felice che tu ti senta. Lui non sta ridendo. Lo so che dovremmo andare, ma ho il presentimento che non torneremo. Forse per sempre. Non puoi restare un altro po' qui con me? Che capelli che c'ho. Awkward choice. Soprattutto per i rumori che si sentiranno. E anche per il fatto che The Witcher 1 ha un particolare modo di mostrare le romance. Ci sono delle carte. Tipo pin-up che compaiono a schermo. Sono c'è nudità integrale. Quindi io sono per il non abbiamo tempo da perdere Triss per evitare imbarazzi. Però insomma, questa scena è molto, molto imbarazzante. Lui che sta in piedi, così, con le mani che fa. E lei che sta sdraiata di lato. Dio mio. Ok. Potremmo fare una cosa molto semplice. Io metto in... modalità censura fast con anche il simbolino del 18 più e muto il gioco e faccio quella cosa lì, non per godermi niente, ma giusto perché così non ne ho idea. In realtà potrei anche non farlo. No, non lo facciamo, facciamo prima, vediamo, ci vediamo problemi. Non abbiamo tempo da perdere, Triss. Prima partiremo, meglio sarà. Hai ragione. Dammi un minuto per prepararmi. Ci vediamo al funerale. Va bene. Ci vediamo al funerale. Forse era meglio la scena di sesso.
Sì, si lascia l'immaginazione. Dico soltanto che hanno animato questo, perché io l'ho già visto sta parte. Non sappiamo da dove siano arrivati quei banditi o chi si celi dietro di loro. In gruppo attireremo troppo l'attenzione. Dividendoci agiremo in un... E poi nel 3 c'è anche la sua tomba. Io andrò a ovest. Conosco alcune persone da quelle parti e preferisco il clima costiero. Andrò a Kedwen, a meno che qualcuno non abbia qualcosa da obiettare. Per me va bene. Da che parte devo andare io? A sud, verso Temeria. Re Foltest ha un debito nei tuoi confronti. Tempo fa hai spezzato la maledizione che gravava su sua figlia. Potresti trovare... L'introduzione di ieri. E tu, Triss? Proverò a usare la mia influenza per rintracciare i banditi. Se scoprirò qualcosa, contatterò Geralt. Raccoglierò quante più informazioni e ti raggiungerò a Visima. Triss. Non dire niente, Geralt. Detesto gli addii. Piango facilmente. E non c'è niente di più patetico di una maga in lacrime. Non morire, Geralt. Non credo che potrei sopportarlo un'altra volta. Ah già. Ci vediamo. Spoiler. Spoilerino sulla trama dei libri. In cui lui muore infilzato da un forcone. Che comunque Geralt si mostra tanto addolorato dalla sua partenza. Però prima ha fatto il cockblock più grande dell'universo, insomma. Kinda lame. Tanto. Soprattutto per il fatto che non hanno messo una velocità decente nei dialoghi. Parlano veramente velocemente. Ok. Oddio, si è visto... si è visto... Caroline, sono stanco. Non manca molto. Arriveremo presto. Ci sono altri doppiatori! È incredibile! Un altro doppiatore. Ho freddo. Ti prenderò del latte caldo con il miele. Ti piacerà. Un'altra? Sì, grazie, Caroline. Siamo già 8 doppiatori. Che stanno facendo quei cani? Cani? Beh. Alvin, fa esattamente quello che ti dico. È molto importante. Sì, in questo gioco si sono impegnati in quello. È per quello che io penso che salterò comunque anche The Witcher 2. Salterò direttamente The Witcher 2 perché veramente è lame a merda qualunque cosa in sto gioco. Chiudi il cancello, presto! Un altro doppiatore. Li contiamo. La bestia ci attacca. Suonate l'allarme. Ciao, Buba. Quanto brutto. Geralt, c'è una donna lì fuori. I cani la faranno a pezzi. Aiutala. Aiuto! Non aprite il cancello! Quei cani sono letali. Siete dei mostri! Fatevi da parte, andrò io a salvarla. Non uscire da solo. Un altro! Moriremo tutti! Altri. Vado a fuoco, vado a fuoco. Dio mio. Cos'era quella? Di certo magia. La bestia!
cosa? L'era della spada e dell'ascio si avvicina. L'era del bianco gelo e della bianca luce. Aia, mia testa. L'era della follia e del disprezzo. Ted Dale, l'era della fine. Questo mondo perirà tra i ghiacci e rinascerà con un nuovo sole. Rinascerà dal sangue ancestrale, da Enike, da un seme piantato. Il seme non germoglierà, ma verrà avvolto dalle fiamme. L'antica profezia elfica di Itlin. Spero che stia bene. Pare che ci abbia salvati dalla bestia. Già, così pare. Ah, spero che non sia ferito. Cercherò qualcuno che devo si scrivere una cosa. Non possiamo lasciarlo da solo. Nel frattempo alloggeremo alla locanda. Ho incontrato dei cani selvatici lungo la strada. Erano diversi da questi. Non ricordo del pelo verde. Ne sai qualcosa? Terrorizzano e uccidono. Ah, non che fossero Glow in the Dark, era vero? È guidato da un grosso segugio. La gente lo chiama la bestia. Qualcuno potrebbe essere disposto a pagare per l'uccisione della bestia. È quello che fanno i Witcher, no? Basta parlare di mostri. Cosa ti porta qui? Sto cercando un uomo con una spilla dei Salamander. Abbassa la voce. È stato qui, ma i contadini non parleranno. Il reverendo potrebbe saperne qualcosa. Chiedigli anche della alla stessa doppiatrice. Qualcos'altro? Di Triss. Geralt. Sì, ci conosciamo. Dai. Sì, ci conosciamo? Sono io, Shani. Non mi riconosci? Ho sentito dire che eri morto. Sfortunatamente ho perso la memoria. Pick up line, tantissimo. La medicina è una scienza ancora giovane qui nel nord. Posso dirti che a volte la memoria torna da sola. Non è poi così male. Mi ci sto abituando. Ma in questo le maghe potrebbero essere più indicate. Forse una di loro potrebbe aiutarti. Ah. Credo di aver... Cosa ti porta da queste parti? Sto andando all'ospedale Lebioda di Visima per aiutare a combattere la peste Catriona. Quando partirai? Quando avrò finito di aiutare le vittime dell'attacco dei mastini. Non posso abbandonarli. Ciò mi tratterrà un po', ma ci sono dei feriti che morirebbero senza il mio aiuto. Quando partirai? Oh, grazie, doppiaggio italiano. Grazie mille. Che ne sarà di Alvin? Meno male che nei giochi dopo non è stato doppiato. Di certo qualcuno lo vorrà. Qualcos'altro? Sai qualcosa su Salamandra? Sono un gruppo di banditi che terrorizza gli abitanti della zona. Ieri hanno riportato un ragazzo. Lo avevano frustato con una lamia. Una lamia? Un frustino Mayen con piccoli barbigli e uncini. La maggior parte dei paesi civilizzati le ha proibite. Il ragazzo era delirante. Ha detto qualcosa riguardo un riscatto e il reverendo. Ahimè, è morto durante la notte. Grazie. Potrei fermarmi più a lungo del previsto. Perché ti interessa tanto Salamandra? Facciamo il misterioso, diciamo le cose come stanno. Diciamo le cose come hanno stanno. Hanno ucciso un amico. E hanno rubato qualcosa di mio. Non vorrei essere nei loro panni. Arrivederci. Ah, il bambino volante. Mi allontano che ne ho timore. Questo qua che ha detto uscendo. Sì, ci penso io. Inutile. Cioè, probabilmente se io, se tutti noi antroversi ci mettessimo a fare un doppiaggio amatoriale di questo gioco, lo riusciremo a fare meglio. Ne sono convinto. I fantasmi che la servono, maledetti segugi sanguinari. Li chiamano anche Barghest. Spero di non incontrarne mai uno. Io pure. E andante. Scusa, ma io non capisco dove devo andare, mo. È un altro doppiatore. Una bacheca. Forse potrei trovare del lavoro da Witcher. Oddio.
Questo è a favore di questa cosa. Geralt dice molto spesso anche nei libri e nei giochi dopo, però non come nel primo. Dannazione, ho sete. Comunque, salviamo. E diciamola come va detta. Discorso proprio faccia a faccia. È un gioco vecchio. È invecchiato molto male. E infatti non credo che lo porterò tutto in live. È una scelta mia che ho già avvertito gli altri. E vabbè, anche la Fede se ha visto il messaggio, anche perché l'ho detto. Ed è un gioco problematico. Pensavo che sarebbe stato un po' meno peggio di quel che pensavo, ma ora che ci ho giocato per un'ora e mezza posso dire che per me no. Fortunatamente quello che succede in The Witcher 1 non importa molto rispetto a The Witcher 2 e The Witcher 3, quindi potrei portare solo The Witcher 2 e The Witcher 3, ed è una cosa che probabilmente farò, quindi mettiamolo così. Adesso non so cosa fare più che altro, perché è un po', come dire, è un po' presto per smettere, forse. Vorrei aspettare almeno fino alle 2 ore precise, quindi ancora mezz'oretta. Quindi, magari intanto metto a scaricare The Witcher. No, forse meglio di no, meglio che non metto a scaricare The Witcher 2 adesso che sono in live. Però... tanto vediamo se... sì, sono decisioni, perché... è terribile. Mi piace la serie di The Witcher, ma... questo è invecchiato peggio di altri giochi. Stanno prendendo a pugni una bistecca. Sempre, ovunque. Sì, ah, stanno prendendo a... non ho messo la condivisione dello schermo, sono un pirla, scusate. I'm dumb. Cioè, perché sto salvando? Ok. Qua potete vedere che si stanno prendendo a schiaffi con delle bistecche. Sono... sì, mea culpa. Vuoi prenderle, straniero? Qui combattiamo per soldi. Arrivederci. Geralt, vabbè, vaffanculo, Shane. Bardo violinista. Ho bisogno di riposarmi. Vedo. Sì, questa soluzione. Ma parli attraverso il bancone. Cosa vuoi? Una birra. Quelli come te non sono i benvenuti. Volevo una birra. Non ne abbiamo più. Molto bene, vedrò cosa mi resta. Bravo. Bevi in fretta, stiamo chiudendo. Locandiere, fallo ancora e potrei anche arrabbiarmi. E tu non vuoi che mi arrabbi, vero? No,
Molto bene, allora mi farò gli affari miei. Che vuoi? Che vuoi? Una birra? A noi non piace. Eh sì. Perché quell'aria triste? Non parlo con gli sconosciuti. Lo faresti per 5 oren? Per quella cifra parlerei tutto il giorno con un Bargest. La peste è stata devastante. Sono morti così tanti. I lamenti sono durati 3 mesi. Se non fosse stato per il reverendo, saremmo morti tutti. Non c'è da sorprendersi se siamo diffidenti con gli stranieri. Non sai cosa vuol dire quando la peste si prende la tua famiglia. Il reverendo pregò tutto il giorno il fuoco eterno, senza mangiare né bere. La sua penitenza ci salvò dai peccati e rafforzò la nostra fede. Cominciammo a purificare le nostre case dai peccati e dalla corruzione. Poi il reverendo parlò ai sopravvissuti. Avete agito bene nel purificare le vostre case dal peccato. So che erano vostri parenti, ma il fuoco eterno ha mandato la peste come punizione. Voi siete puri, voi vivrete. E noi gli credemmo e uscimmo. Il freddo era pungente, ma facemmo comunque penitenza in processione per il villaggio, pregando alle 5 cappelle. Il giorno successivo il villaggio era tranquillo, come se tutti fossero caduti addormentati. Da allora ben pochi si sono ammalati. Una storia davvero edificante. Arrivederci. Dio mio, Geralt. Non ce la posso fare. Non ce la sto facendo. Siete... Non fare soffrire anche gli altri. Non... Vorrei che fosse giorno almeno per vedere. Oddio. È vero che... Mi dimentico che questo è un RPG. Sì, vorrei sapere cosa posso fare, però. Mi cazzo. Vabbè, non ho capito un cazzo. Scusa, vuoi vedere la faccia di questo? Oh mio Dio, sembra mio nonno. Va bene. I mostri si aggirano per la cripta. Dannazione, ho sete. Case abbandonate, quindi vuol dire loot. Sì, ragiono in questo modo io. Ah, ho capito. No, niente loot, arrivederci. Vabbè, aveva parlato della peste, quindi è probabile che
non ci sia niente. Ho visto i denti di Geralt, volevo non vederli. Vestiti. Appestati, ma vestiti. No. Che bello il rumore di uscita dalla porta. Altre case laggiù. A quanto pare posso fare dei sacrifici. Buono sapersi. Oddio. Bloccato, ok. Non so cosa sto facendo. Quindi... bene. Le anatre. No, che oche. Okay. Il mio stomaco. Che male. Maledetta strega. Ok. Salve, signore. Il mio stomaco. Che male. Maledetta strega. Il mio stomaco. Che male. Maledetta strega. Il mio stomaco. Che male. Maledetta strega. Andiamo a parlare con Abigail. Abigail, eccola. C'era una missione, se non sbaglio, da Abigail. Abigail, eccoci. Onwicher, benvenuto. Cosa gli è successo? Molti clienti vengono qui con fantasie meschine. Mi prendono per una puttana, mentre io sono una strega. Me lo ricorderò. Non preoccuparti, non sono poi così cattiva. Quel bastardo si riprenderà. Sì, ok. Cosa vuoi? Ho trovato la tua richiesta. Hai i teschi di Bargest? Non ancora. Allora sbrigati. Oh boy, oh boy. No, aspetta, teschi di Bargest ne ho. Tre. Ok, come non detto, devo prenderne sette ancora. Perché dovrei aprire la porta del pollaio? Fatemi accarezzare le oche, per favore. Le galline. Le galline. Cosa cazzo devo fare? Cioè, devo raccogliere altri sette di quei teschi, però che cazzo... Che paura. Stupido gioco. Calmi tutti. Esatto. Salve, Witcher. Sono il cacciatore locale. Salve. Ti chiedi come faccio a conoscerti? No? Sta bene. Che vuoi? Sto cercando del lavoro da Witcher. Visto che sei qui, si dice che un mostro infesti la riva del lago, divorando i contadini che tornano a casa la sera. Un ghoul ha fatto della cripta la propria tana. Quanto offri? Voi Witcher non fate mai niente per niente. Uccidi un mostro, portami la prova, e ti ricompenserò generosamente. Puoi dirmi di più sul mostro del lago?
soltanto che caccia sulla riva del lago di notte e uccide le persone. Che aspetto ha questa creatura della cripta? Probabilmente quello di un normale ghoul, ma chi lo sa, dovrai scoprirlo da solo. Arrivederci. Ah! Facciamo aspettare la notte. Quanto cazzo è invecchiato male. Eccoli. Tutto qui? Oddio, c'era una scimmia da qualche parte, ho sentito un rumore. Bene. Ma... scusa? Oh, povero doggo. Oh beh. Non ci sto capendo neanch'io niente. Cane fluo, dove sei? Eccoti, ciao. Ah, fatto. Un altro. Ok, ne ho 6, me ne mancano 4. Raccolgo questi teschi, poi basta, però... santo Dio. Ok. Oddio mio, mi è venuta in mente una cosa incredibile che mi è successa ieri. Incredibile, una cosa che mi ha fatto morire dal ridere. Che è successa ieri? Praticamente ero su, qui al computer, che stavo seguendo le lezioni da casa. Perché non mi sono ancora iscritto, non ho ancora prenotato le lezioni in presenza. Sono scemo. E praticamente suona il campanello. Pensavo fosse arrivato qualcosa dal corriere, stavo aspettando delle cose, quindi mi dico, ok, corriere, vabbè, andiamo. Niente, c'è questa signora anziana con un rozzo di fogli in mano che esordisce così, senza neanche salutare. Ho un invito, c'è tua madre? Io dico, no, ma che invito è? E lei, un invito, c'è tua madre? Signora, che invito è? Sono qua io. È un invito. C'è tua madre? È andata avanti così un po'. Senta, o mi dice a me, o no. O se ne va. E se n'è andata. Insomma.
Non lo so, non capisco. Non capirò mai. Doggo. Ah. Ho capito come funziona. Devo trovare i cani idrofobi. E comunque sì. Questo è stato quello che è successo ieri. È stato il clou della settimana ed è stata la cosa più stupida che mi sia successa. Non capisco. Se sono lì io, che ti serve mia madre? Di a me cosa vuoi? Ok. Fede. Non ho la faccia da minorenne, si capisce che non lo sono. Si capisce che non sono minorenne. Ok, andiamo da Abigail. Non era qui. Lo so. Cos'è quello? Oh, scopro nuove cose ogni giorno in sto gioco, andiamo. Sì, capisco quella cosa del... vabbè, penserà che sei minorenne. Però comunque sia... Comunque non ho la faccia di un... non sembro un ragazzino ormai, cioè so di avere una faccia un pelino più... No. Quanti? Insomma, un po'... Bravo, scappa, scappa. È stato un po' così disagiante. Però... Oddio, è ancora qui. No, dai, nei sassi no, però. Ok, ho la roba per Abigail e quindi... Sì, però metti giù la spada, Geralt. Cosa vuoi? Capelli, signora. Ho trovato la tua richiesta. Hai i teschi di Bargest? Sì, sono tutti tuoi.
ha un prezzo. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ed eccoti qualche radice di mandragora. Arrivederci. Ok, grazie, arrivederci. È stata disagiante? Sì. Bene. Ok, sì, direi che posso fermarmi qui. È stato magico. È stato pura magia. Però sinceramente non credo che possa... Sì, tanto magico, soprattutto il doppiaggio. Sono arrivati un po' di messaggi. Veramente avete spiegato a Philo chi è Aretha Franklin? Perfetto. Guarderò le spiegazioni così me lo cerco anch'io. Perché non so chi sia. Ok. Torniamo qua in modalità webcam. Stasera è stato imbarazzante. Come gioco, il gioco è stato un imbarazzo totale. Proprio non credo che sia adatto. Io non sono andato a giocare a giochi così. Fatti male. Aspetta, però, specificando. Ci sono giochi che sono invecchiati molto meglio e sono molto più vecchi e fanno... e hanno meno problemi. Però sono giochi che non hanno il doppiaggio. E l'unico doppiaggio che c'è sono frasi così. Ogni tanto presenti, ogni tanto così, ogni tanto no. Una discesa di... Madonna santa di... Mi è scesa la connessione sotto le scarpe per qualche secondo. Vado a vedere, faccio uno speed test perché mi sa che c'è qualche problema. Abbiamo sofferto un po' tu? Eh sì, c'è stata sofferenza. Però certi dialoghi sono a livello magia. È pura magia, certi dialoghi sono fantastici. E non si può negare che non ci abbiano provato con tutto loro stessi. Dio mio. Il problema è che dopo un po' forse c'è, come dire, bisogna capire che bisogna lasciar perdere. Sono certi dialoghi sì, fanno salire l'omicidio. Sono certo che in The Witcher 2 e in The Witcher 3 questo problema ci sia meno. E in particolare cambia così tanto il design che non sembra neanche lo stesso gioco. The Witcher 2 lo porterò sicuramente perché almeno è funzionante come gioco. E non è invecchiato così male. Quindi sì. E niente. Questi 3 minuti posso passarli magari a parlare un po' di quello che probabilmente farò la prossima settimana. Che appunto è... Intanto. Prossima settimana. Forse lunedì invece di fare Dernas ci sarà un just chatting un po' chill. Perché abbiamo problemi. Esatto. Esattamente. Poi. Mercoledì. The Witcher 2. Questo lo abbandono. È un esperimento fallito. È una cosa che non voglio più giocare qua in live. The Witcher 2 l'ho già giocato fino a un certo punto e posso dire che funziona molto meglio. E poi il fatto che la serie di The Witcher è una serie che sì, i videogiochi vari non sono collegati fra di loro più di tanto, però è possibile simulare i salvataggi dei giochi precedenti per mettere le decisioni che sono state prese. Quindi sì. E giovedì anche questo, The Witcher 2. Poi dovremmo ritornare di nuovo con Dernas lunedì dopo. Non ne sono certo, però. Niente. Sì, questo è quanto. E, insomma, capisco perché molti dicono che questo sia quello invecchiato peggio. Tra l'altro, di recente avevo guardato una specie di recensione un po' particolare. C'è questo youtuber che si chiama The Salt Factory, che è uno youtuber inglese, che invece di fare delle recensioni vere e proprie, gioca tutto il gioco, passo passo, la trama, senza specificare troppe cose, e mostra tutto. Quello che ha mostrato di questo gioco, ha mostrato tanta robaccia, tanto problemi, e li abbiamo notati notabili subito nei primi 10 minuti.
Una delle critiche principali che ha mosso è stata appunto la chiamata la jankiness, cioè il modo estremamente un po' arrugginito di tutto, sia dialoghi che combattimenti, perché il gioco ha problemi anche in lingua inglese a quanto pare. E poi appunto c'è un problema di sovrasessualizzazione del tutto, che capisco. Era CD Projekt Red, è famosa per fare giochi un po' sul dark fantasy con temi un po' più spinti, oppure Cyberpunk. Per ora ha fatto solo questi, però ha fatto 4 giochi, 5 secondi se si conta Gwent. Insomma, però credo che ci sia un limite a tutto. The Witcher 1 ha questo problema. The Witcher 2 è meno problematico sotto quel punto di vista. The Witcher 3 ancora meno. Perché The Witcher 3 ha anche una gran storyline e anche dei personaggi molto carini, molto divertenti. Qua non arriveremo a vedere i personaggi. Questo gioco qua non si vede, non si vedono i personaggi belli perché sono nascosti sotto una patina di problemi. Comunque, apriamo il browser e andiamo a fare il raid. Sì, The Witcher 1 ha sempre dei gran sconti, costa tipo 3 euro, l'ho pagato 3 euro io quando l'ho comprato. The Witcher 2 costa un po' di più, The Witcher 3 costa... infatti. Allora, potremmo raidare il borgo altrove, perché no? Tanto ci conoscono. Siamo stati anche da loro, Red è stato da loro, perché è lui il capoccia. E lui il testimonial del gruppo. Prima che vadano fuori live, che sennò è un problema. Comunque sì. Questo è quanto. Ci si vede la prossima settimana. Arrivederci. Double Gengar.